quattro temi che vengono presentati sono quattro temi trasversali, se ci pensate bene, perché da un lato l'efficienza energetica, dall'altro la gestione delle liste del patrimonio, dall'altro il discorso della dematerializzazione, con le parole chiave per capirci, e l'ultimo il problema del printing e anche direi della cromaticità del lavoro, sono temi che senz'altro interessano tutti. Le abbiamo divise, avete visto, in quattro cassette, un po' come una cassettiera. Il primo fa riferimento tipicamente al profilo del business model, il secondo al rapporto impresa-impresa in genere della commistione, il terzo è l'assetto economico-patrimoniale e il quarto è il livello di rischio. Quindi sono tematiche, secondo me, estremamente attuali, molto pratiche, molto importanti. Prima di tutto due concetti che andando in azienda molto spesso vedo che non sono conosciuti. Primo tra tutti è l'efficienza energetica, che significa fare le stesse cose che si facevano prima ma spendendo meno energia, che si contrappone a un discorso di risparmio energetico, quindi andando a tagliare quello che non è necessario o è superfluo, però necessitando di andare a cambiare degli stili di vita, quindi andando a variare quello che è un discorso di, diciamo, un processo in sé dell'azienda. In questa immagine abbiamo cercato di rappresentare qual è il tipo di approccio metodologico che abbiamo messo in piedi. Quindi sulle linee orizzontali vediamo i vettori energetici, quindi elettricità, vettore termico, gas e combustibili e aree e acqua, che vanno tutti egualmente analizzati in tutte le varie aree settoriali di analisi e quindi di ricerca di soluzioni. Quindi su una parte prodotti, sostituendo un componente con un altro più efficiente, sulla parte sistemi, quindi andando a vedere i prodotti che funzionano insieme, più componenti che funzionano insieme per trasformare l'energia e dare un output, sulla parte affidabilità, perché impianti non affidabili per definizione non sono efficienti in nessun ambito, soprattutto in quello energetico. Io sono circa 10 anni che mi occupo di printing o comunque di dire che poi infatti vanno a vendere alle aziende, che siano piccole, medie o grandi aziende. La parte di digitalizzazione servono dei supporti che aiutano la digitalizzazione, non serve uno scanner o una multifunzione che mi chiede un dato per mettere dentro da qualche parte. Serve dei software che tendenzialmente poi mi vanno ad autenticare e ad organizzare il mio dato. Allora, andiamo dal risparmio energetico di gestione, eccetera, fino ad arrivare poi alla parte di smaltimento che vedremo dopo. Abbiamo online dei calcolator che paragonano le nostre macchine più le macchine della concorrenza, dove uno come fare in per andare a vedere in base al proprio parco installato quanto va risparmiato. Parliamo dei rischi. I rischi, c'è un rischio tra i tanti rischi che oggi abbiamo, che è diventato spaventoso, che è il rischio reputazionale. In un sistema chiuso, se qualcuno diceva una marachella, vabbè, dopo un po' uno sono dimenticato. Allora, in un sistema di questo tipo è evidente che il rischio reputazionale diventa pazzesco. Qualsiasi fesseria la mia impresa faccia, o il mio imprenditore faccia, sarò immortalato per la vita. E quindi altro tema che attiene poi a dei risvolti di riservatezza, di rischio connesso a mantenere più business, dove ce ne posso avere uno che va male, mi porto anche tutti i rischi relativi. Ovviamente non voglio trascurare tutti gli altri, in particolare i rischi operativi, i rischi legati alla strategia, i rischi legati alla tecnologia. Non alla tecnologia nel senso che sbaglio tecnologia, nel senso che non prendo i provvedimenti necessari, per cui non rendo la mia azienda competitiva quanto dovrebbe essere. Quindi questi sono tutti aspetti che in qualche modo dovrebbero aiutarci. Io vedo nel mio piccolo, ma immagino che vorrei saperlo anche nel vostro, si compete sostanzialmente cercando di portare sempre più intelligenza dentro il proprio prodotto, se si è bravo, o intorno al proprio prodotto, in termini di servizio, in termini di processi, in termini di ogni mattina cerco di fare qualcosa.
E allora la informazione, le informazioni, i dati e le informazioni sono essenziali per comprendere.